concerto per la rinascita, la banda Marcuzzo riporta nella piazza comunale il pubblico di Valle Castellana, dopo le tante difficoltà dovute all'emergenza sanitaria che ha portato le persone distanti. La musica riunisce, nonostante la paura. Un momento di allegria e socialità nel pieno rispetto delle norme per ritrovare quel clima di comunità e di famiglia che mancavano da più di un anno e mezzo. Sì, un concerto per la rinascita, un segnale per tutto il territorio che ha dato la possibilità di rivivere la piazza di Valle Castellana. Per diversi anni, gli ultimi 4-5 anni, questa piazza purtroppo era deserta, soprattutto durante il 15 e il 16 agosto, che è il giorno della manifestazione della festa popolare cittadina del capoluogo di Valle Castellana. E questo concerto è un po' il simbolo di una banda che ha il desiderio e promotrice di un segnale di speranza, di fiducia, soprattutto verso il futuro, per riportare le persone al centro, per riportarle a socializzare, per dimenticare quella che è stata una pandemia lunghissima che ancora non ha fine, che ha portato le persone a essere distanti, soprattutto dove erano abituate a tutti i giorni avere un contatto fisico diretto. Oggi anche questo è venuto meno e questa serata deve essere proprio il segnale di coloro che vogliono rivivere assieme una speranza per un futuro naturalmente migliore e senza più la pandemia del Covid. È importante anche per la popolazione che abbiamo visto che è comunque accorsa a vedere per comunque tenersi in contatto in un paese che comunque si sta spopolando mano a mano come tanti altri comuni dell'entroterra. Sì, purtroppo il nostro territorio è molto grande, molte persone non sono venute e non partecipano perché hanno ancora molta paura, c'è ancora molta paura in giro, abbiamo avuto purtroppo qualche decesso anche sul territorio di Valle Castellana, essendo l'età media a causa dello spopolamento dei giovani che devono migrare per trovare lavoro, un'età media molto alta, porta le persone a non rischiare e quindi a rimanere nelle proprie case. Abbiamo tantissime persone che quest'anno sono tornate a Valle Castellana anche nelle seconde case, però purtroppo non partecipano spesso alle manifestazioni in piazza perché hanno paura naturalmente che l'epidemia e il contagio possa coglierli e quindi metterli in pericolo per la propria vita e quella dei propri cari.